noi dobbiamo creare situazioni di rispetto e corretta convivenza per noi e per loro. Gli ultimi avvistamenti di lupi anche in zone del centro abitato di Faltona, frazione del comune di Talla. Segnalazioni di cittadini che hanno portato la sindaca a firmare un'ordinanza. Possiamo solamente mettere in campo dei comportamenti che scoraggino la familiarizzazione con i lupi e quindi, insomma, per far sì che si avvicinino meno ai centri abitati. L'obiettivo dell'ordinanza è dunque quello di prevenire da un lato le situazioni di pericolo, ma anche e soprattutto sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da tenere. Nell'ordinanza evidenziamo quali possono essere i fattori, diciamo così, di rischio, quindi la facilità di reperire del cibo in contesti urbani. Si indica anche che non dobbiamo lasciare cibo per gli animali domestici in posti raggiungibili dagli animali selvatici. Quindi ripulire dopo che si è dato da mangiare agli animali, siano essi anche per esempio gatti. Se poi prendono l'abitudine, sanno che in quel posto trovano i croccantini del gatto, il cibo per gli animali, poi dopo si avvicinano ovviamente e prendono questa abitudine, che è un'abitudine che non è naturale. E poi ovviamente evitare di lasciare gli animali domestici alla catena, ovviamente questo già non si può, però non giova sempre ricordarlo, specialmente lasciare gli animali liberi divagare la notte, gettare correttamente i rifiuti, quindi non lasciare i sacchetti magari esposti non in contenitori, perché anche queste sono situazioni in cui c'è l'esposizione appunto di resti di cibo che possono incoraggiare questi animali. E poi evitare in tutti i modi non familiarizzare con il lupo, cioè il lupo, se si vede un animale in difficoltà, si chiamano le autorità competenti, non si fanno azioni spontanee, non gli si dà da mangiare perché non si possono nutrire selvatici, ma questo, anche questo, giova sempre ricordarlo, che sia un lupo, che sia una volpe, che sia un cinghiale, no, non gli si deve dare da mangiare, perché poi ecco, ci si trova in una situazione in cui questi animali si avvicinano sempre di più a centri abitati, già si avvicinano di suo, se poi noi li incoraggiamo, ecco, non è cattiveria, è semplicemente vivere in equilibrio con ciò che ci circonda, nulla di più.